Ecco, Assessore Lepore, cosa aggiunge lei al discorso che fa sempre sul turismo, eccetera, in questa occasione? 100 città d'arte, Bologna, aumento del turismo culturale, migliorare la nostra offerta culturale. Possiamo dire che Bologna è un caso studio degli ultimi anni sulla promozione del turismo, sia per i numeri di crescita costante, sia per il tipo di lavoro che stiamo facendo. Noi investiamo quasi oltre 7 milioni di euro sul turismo e la cultura, lo facciamo non solo per il comune capoluogo ma su tutta la destinazione metropolitana e stiamo sempre di più lavorando per promuoverci nel mondo su un'idea, un unico paesaggio naturale e culturale che unisce 1 milione di abitanti con eventi culturali e sportivi come il Giro d'Italia, gli Europei Under 21, i tanti appuntamenti che portano milioni di persone, in particolare da mercati come quello anglosassone o americano, che danno una certa soddisfazione. Il suo suggerimento ai bolognesi per lavorare sempre meglio in questa ottica, per la qualità e migliorare i servizi? Credo che noi dobbiamo fare affidamento sul fatto che il turismo non funziona se non funzionano le imprese che lavorano in questo settore. Per migliorare la qualità dei servizi bisogna lavorare con le imprese perché sono loro che hanno a mano la reputazione della città. Se un albergatore fa bene il suo lavoro i turisti se lo ricordano, se i servizi di informazione turistica funzionano o le guide funzionano i turisti se lo ricordano. Quindi la reputazione oggi fa la differenza perché, come sapete bene, il turismo va su internet ed è su internet che i cittadini scelgono le proprie destinazioni preferite. Però mi viene a dire anche la pubblica amministrazione, no? Noi facciamo la nostra parte, direi che siamo la città che in Italia investe di più sul turismo, anche più di Firenze e Venezia, perché 7 milioni di tassa di soggiorno sono un importante pacchetto. Quanto era tanta avversata, no, all'inizio questa tassa sulla, appunto, tassa di soggiorno, che però si è rivelata utile, almeno per chi la sa utilizzare? Sì, basta usarla bene, sono purtroppo comuni che la utilizzano per coprire i buchi di bilancio, noi li investiamo in modo produttivo. In questi 8 anni è nato un settore che a Bologna significa 3 miliardi di euro all'anno di fatturato e 40.000 occupati diretti e indiretti, quindi diciamo che in questi anni di crisi senza il turismo la disoccupazione a Bologna non sarebbe calata come è successo, perché dal 10% di disoccupazione negli anni della crisi siamo tornati al 4%. Senza il turismo il centro storico si sarebbe svuotato. Certo ci sono tante cose da fare per evitare che il turismo consumi la città, però dobbiamo per una volta come bolognesi essere orgogliosi di quello che abbiamo fatto e stiamo facendo.